La scelta di iniziare a fare la guida alpina non è una scelta facile. Ti taglia tante cose e te ne dà tante altre. Questo è il momento in cui, insomma, forse un po' più difficile. Poi da lì in poi, almeno per me, è stato tutto un divertimento, sempre una scoperta, uno che, insomma, riesce a fare la guida alpina. E lì scopri, secondo me, un altro mondo. Il rapporto che invece avevi prima con i tuoi amici di scalate, lo inizi ad avere con i tuoi clienti. È un bellissimo connubio, perché unisci quello che ti piace alla persona che invece ha un desiderio, una cosa che sono anni magari che ha lì nel cassetto, e questa secondo me è proprio una soddisfazione della guida alpina, riuscire ad arrivare in cima con una persona che magari è anni che prova o studia questa salita. Tante volte lo capisci da subito, dalle domande che ti fanno, perché magari una persona già sa tutto di quella cosa, ma non è riuscita o non riesce a salirla, quindi si lega alla guida per realizzarla. Sinceramente è una delle soddisfazioni più grandi.